Benvenuti ragazzi, qui con Mau, passiamoci un paio di minuti, facciamo una cosettina da mangiare. Allora, olio sulla padella, fiamma alta, facciamo rosolare dei piselli, facciamo riscaldare un attimino l'olio, tagliamo una cipollina. Ecco qua. Una cipollina, abbiamo delle uova, abbiamo dei piselli. Allora, tagliamo la cipolla e prepariamo le nostre uova. Allora, tagliamo le uova. Tempo di scaldare l'olio. 12 uova. Ciao Antonè, semplice semplice stasera. Facciamo un omelette come Dio comanda, una bella frittata di piselli, pecorino e ciccia. Allora, questa ricetta l'ho imparata a fare tanti tanti anni fa, quando lavoravo in un ristorante francese. La brasserie a Brompton Road, Old Brompton Road. Allora, l'olio è caldo, ci tagliamo la cipolla e la facciamo rosolare un attimino. Hop là, l'olio è tutto caldo, troppo caldo. Scusate. Oppla, da là, è caldo veramente. Allora, facciamo rosolare le cipolle, poi i piselli. Una ricetta molto ma molto veloce. Bene. Siccome abbiamo finito di lavorare poco fa e siamo molto stanchi, ciao Michela, benvenuta, Fabrizio, Patrizia, ancora gennaio, sì, i bambini la mangiano poco, io non è che i bambini la mangiano, io mangio poco, bene, mandarini, di tutto di più. Allora, occhio qui, però ragazzi, siccome è una giornata un po' così, ci vuole un bel bicchiere di vino, che ho lavorato veramente tanto oggi. There we go, vino di Sardegna, un pochino. Allora, non bruciamo la nostra cipolla, per carità, lo togliamo per bene. Fatela soffriggere tutto giusto e pian piano ci aggiungete i piselli, ok? Fiamma alta di nuovo. Benvenuta Rita, benvenuta Angela. Allora, frittatina, come la chiamate voi, ma qui si chiama omelette. Un brindisi alla Sardegna, mi raccomando,
cincin. Oggi è stata una giornata un po' lunga. Pian piano li andrò ad aggiungere. Facciamo un bel soffritto. E facciamo andare per bene a fuoco alto i nostri piselli. Benvenuto a Kerpar, una omelette alla francese. Ok. Mescoliamo le uova. 12 uova, belle fresche. Mettiamo un pizzico di sale, un po' di pecorino. E vabbè, in genere ci mette anche un po' di pan grattato. Ecco qui. Ecco qui. Facciamo rosolare, non bollire. Ok, quindi si aggiungono pian piano le verdure. Ecco qui. E via. Facciamo soffriggere bene. Finestre, raga, che vi devo dire, abbiamo lavorato anche oggi, lunedì, inizio settimana, un goccino di vino e facciamoci questo maletto. Allora, ecco qua, facciamo colorare per bene i piselli. Mi serve però un vassoio più grande. Solo un attimino che cuociono i piselli, poco poco pepe, non è che ci vuole andare, raga, capiamo, però è bello fare anche le cose semplici. Un goccino di sale marino, io qui c'ho del sale grosso, una bella spruzzata, via, abbondante, ma non troppo. Allora facciamo rosolare altri 2 minutini i piselli e siamo a cavallo. Ragazzi, benvenuta Valeria, brindisi da Londra alla Sardegna e agli amici che ci seguono logicamente. Oggi l'omelette, proprio la base
Allora, rosoliamo un pochino di piselli ancora un attimino. Qui ci ho messo 12 uova, il sale l'ho aggiunto ai piselli con poco pepe. Mo aggiungiamo il parmigiano, un pezzolino. Ecco qua, due belle manciate, via, va bene così, hop là. Occhio non fa casino, per carità, sempre pulizia. E mescoliamo. Allora, i piselli sono quasi pronti. Mescoliamo le nostre uova. Cin cin Valeria, cin cin. Sasindria, tenete Sasindria. C'è una cosa in noi. Le mele. E le mele. Quante ne volete? Ce ne sono 100.000 qua. Gli aranci, cosa sono? Mandarini. Non perché sono ricco, perché con la frutta fa bene. Allora, come detto prima, ci voleva un tocco di pan grattato, ma ce l'ho dietro la telecamera, quindi non se ne fa niente. Allora, qui, quasi pronto, è una cazzata questo, eh? Allora, vedete? Allora, bisognerebbe farli raffreddare, raga, capiamo? Però non c'è tempo, io faccio un brindisi. Me lo merito, oggi ho fatto un po' di riunioni, insomma è stata dura. Allora, concentriamoci qua, da questa parte c'è una cosa che ho fatto stamattina in realtà, la ravvigliamo un po', c'è un chili con carne, sto riscaldando. L'ho preparata a pranzo, mentre lavoravo. Allora, adesso si fa così. Dai, i piselli sono andati. Raga, andiamo un altro minutino, Massimo, un altro minutino, dai. Ok? Ecco qui, adesso ci siamo, ok, non bruciare niente, ragazzi, ok? Ciao Alessandro, Sandro carissimo, stiamo facendo un piatto secco, c'è Sandro, eh? Stiamo facendo una omelette di piselli e formaggio, facciamo scendere così, adesso mescoliamo in fretta. Opla. Ok, mescoliamo in fretta. Ma molto in fretta, perché i piselli sono caldi. Facciamo casino. Via, c'è anche il formaggio fatto. Adesso lo mettiamo giù. Raga, così. Via. E facciamo andare, ok? Fiamma bassa, non fate casino. Fiamma bassa.
Allora, raga, si fa così: il giocchetto, il coperchio. No, vale, niente coperchio qui. Allora, si fa così, adesso ce n'è un po' troppa, eh. Si fa così, spinge, si fa questo giochetto, lo vedete? Dovete dargli il tempo di cuocere però, eh. Ok? Il fuoco era molto alto, quindi dobbiamo stare attenti a non bruciare niente. Ok, facciamo andare. Allora, raga, ok? Spostiamo di nuovo questo giochetto. Così, così, ecco qua, e facciamo cuocere. Bene. Ok? Avanti così. Facciamoci un brindisino. Controlliamo la nostra, il nostro chili con carne qua, stiamo riscaldando un po', ecco qua, tanto bene. Un po' grande, eh? Vedete, allora si facciano così, bene, ancora deve cuocere, e via, non è difficile. Come va giù a Cagliari? Abbiamo preso un'altra batosta ieri. Raga, Madonna Santa, lasciamo proprio, lasciamo perdere. Abbiamo perso di nuovo, perso col Genova. Che cosa volete fare? Speriamo ci siano giochi migliori. Proprio giochi migliori, perché qui non va bene. Siamo terzultimi. Allora, mettiamolo più vicino, magari lo vedete anche meglio. Sto riscaldando un po'. Qui ci sono 800 g di carne macinata, 2 peperoni, 4 peperoncini, una scatola di pomodori pelati, un cucchiaio di estratto di pomodoro e via. È cucinato per almeno 3 ore. Allora, ecco qui, di nuovo questo giochetto. Sta preparando bene. Ecco qua. Adesso ci mettiamo un po' di fetta di prosciutto sopra. Ecco qua, io ci metto del salame. Ecco qua.
proprio la fiamma deve essere bassa, altrimenti due pezzi di prosciutto cotto. Ecco qua, facciamo andare. Ancora un pochino, eh? Va bene, allora, delusione totale, peccato, beccato subito, manco l'illusione. E poi per fare un più veloce io metto il coperchio a metà sui piselli. Sì, va bene, hai ragione anche tu. Però così sono rosolati, giusto Vale? Ma appunto quando non ci si ha tempo lo faccio anch'io spesso, perché il tempo è denaro. Cin cin Vale. Michela dove è finita? Ciao Stefano, benvenuto, carissimo. Stefano è stato mio maestro come pizzaiolo e parlo di 35 anni fa. Un grande, era il primo pizzaiolo alla tarde di Efisio Farci, opla, tanti anni fa. Mi ha sempre trattato bene, mi ha insegnato qualche trucchetto e via. Allora raga, questa è la mia omelette, bella e bella carica, diciamo la verità. Adesso tra un po' la scendiamo, qui stiamo facendo riscaldare il chili con carne. Allora, facciamo sempre quel giochetto lì perché non è mica finito il gioco. C'è sempre un pochino di liquido che va spinto giù, che va spinto giù. Ok? Adesso io, cioè, ho tanti modi per finire la mia ricetta. Uno di questi è metterlo sotto la griglia, altrimenti la giro, la capovolgo, la giro, ma questa è fatta di 12 uova in una padellina, quindi è meglio di no. Vabbè. Quindi se voi avete la cortesia di aspettare un secondo, io ve la faccio proprio riscaldarsi un attimo il forno. Allora, continuiamo a guardare il nostro chili con carne qui. Ecco qua. Va bene? Qui stamattina ho fatto anche delle favette, ma non è che sia speciale. Continuiamo a spingere la nostra tortina, che qui io vedo sempre liquido, che non deve sparire completamente, eh? Ma... ok, siamo quasi, siamo proprio qui, ci siamo raga, guardiamo un po', ecco qua, faccio un attimino sotto così, un attimino raga, il tempo di gelare, di preparare i gelati ai bambini, là. Casino. I bambini vogliono il Coco Pops e gli mandare il Coco Pops. Ciao Michele, che mi dici? Ah, i commenti, non vi ho persi, li ho persi, sto guardando anche i bambini. Ciao Robby, benvenuto. Robby, stiamo facendo l'omeletta veloce, con i piselli, le cipolle e parmigiano, senza pane grattato.
Cici. Minello. Devo preparare il latte al bambino, quindi allora qui abbiamo classico piatto messicano, chili con carne. Allora, raga, per i bambini, no? Coco Pops, cereali. Daniel! Ci siamo raga, giusto un minutino nel forno, ok? Un minuto proprio sulla griglia, sotto la griglia. Qui abbiamo il nostro chili con carne, prendiamo un piatto. Ecco qua. Ecco qua, questa è la mia omelette. Ok, allora, adesso dovete far smuovere bene. Ok, fatto, eh? Allora io faccio questo gioco qui, non c'ho voglia di far saltare così in aria, anche perché è bello pesante. Raga, andiamo, e dai, pronta? Ok, cosa ne pensate? Mica no, ma che, eh? Eh? L'omelette di Gigetto, l'omelette di Gigetto. No, mica, se in genere, perché c'è fuoco acceso, qui è pericoloso. No, in genere è un pochino meno d'uova, no? Però le dovevo usare più che altro, capi? Quindi l'ho fatta anche l'altro giorno, però l'altro giorno l'ho fatta diversamente. L'ho fatta con col formaggio, prosciutto, c'è il pan grattato. Allora adesso metto un po' di chili con carne qui. Poi metto un po' di bavette. Stanno sparendo gli attrezzi qui, ma non importa. Allora, le favette. Ecco qua. E un bel pezzetto di omelette. Allora, ta 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 ta. Ok. Via. La forchetta. Va bene. La giriamo. E voilà. Spettacolo. Ragazzi, guardate qui, vedete, non deve essere mai asciutta, altrimenti è proprio bla bla. Ciao Pippo, Micaela, ti adotto subito. E ci mancherebbe altro, ormai siamo come
cugini, amiconi, dopo 20 anni, quanti anni che ti conosco? Ci mancherebbe altro. Certo, tu vieni quando vuoi qua. Una bella cena ci sarà sempre. Allora, raga, questo è il mio piatto. Fatelo vedere anche a Eusebio, magari gli vengono i grilli, no? Sì. Guarda, conta l'età di il tuo figlio. No, proprio a 30 no, oh, ma mica 30 no. Guarda che spettacolo, raga. Andiamo! Aio! Impara Eusebio. Chi non vinci domenico tu bocinti. Oli mortaci. Allora, mi assaggiare, giusto, raga? Aspetta, prima chiediamo alla Olga se ne vuole un po'. Ai bambini. Richard, papà soffi. Un po' di musica sarda, raga, del tuo non ti capisco, mica non ti capisco, parla semplice che sono un po', sono vecchietto, non c'ho tutta questa intelligenza del tuo. Allora, raga, assaggiamo. Vabbè, te l'ho già mangiato stamattina, sono buonissime. Questa è la omelette, c'è la mia moglie incazzata oggi, non ne vuole sentire. E vabbè, di favette qua, assaggiamo, questa è buona di sicuro, l'ho già mangiata, l'ho fatta poco piccante per i bimbi ma loro non piacciono, vabbè, però ci sono 4 peperoncini. Pippo, cosa ne pensi? Antonello, dimmi la tua. Robby? Yes. Ok. Pezzo della signora. Don't take this one. Ok. You take this one. Capri soft. Allora, devo ritagliare. Mia moglie sta lavorando, raga. Via. 1, 2. Oppa! Quanti casino. Fa niente. Allora, via, cerco carne, pavette, pavette. Ragazzi, però facciamo gli artisti, vero? Barazziamo.
che? Mandarini vuole? Dite, c'ho anche mandarini. Allora, mangiamo che c'è fame qui. Allora, vediamo un po'. Avete le già assaggiate, no? Mmm, che buona. Non ho assaggiato ancora la omelette. Allora, vedete, raga. Aspetta, vi pulisco il piatto un attimo. Che una vergogna. Allora, quando lavori come cameriere, si fa così, no? Panno. Raga, si fa così. Raga. Per la presentazione, Pulizia. Vi faccio vedere tutto proprio, eh? Raga. Allora. Pippo. Alimentazione da atleti. No. Questa è l'alimentazione da ciccioni. Ma che cacchio. Allora, vedete com'è cotta l'omelette? Deve essere un po' runny, si dice in inglese, runny. Mai troppo asciutta, altrimenti è bamba. Ok? Semplice, semplice. Favette le bollite un po', sono surgelate, le mettete sotto l'acqua corrente, fredda, e poi le rosolate con una bella cipolla, poco poco aglio, tanto pepe e olio, e olio d'oliva di gran qualità. Ok? E qui c'è chili con carne. Fate cucinare la carne macinata per due belle ore con una cipollina, poco poco aglio, 2-3 peperoncini, olio di gran qualità, poi ci aggiungete i peperoni un po' più avanti e nel finale, negli ultimi 15 minuti, almeno 15 minuti, i fagioli preconfezionati. Va bene? Facile facile. E questa cosa, e ora la mangiamo, eh? Ora la mangiamo. La mangiamo. Cucchiaio, mi piace mangiare con cucchiaio, favette, raga, splendore, eh? Benvenuta Rosa Italian Food, ma classic French omelette, simple as that, ok? In Italy they call it frittata by small dry stuff, it's got breadcrumbs, lots of things. French omelette, it's very rare to do with peas, but plenty eggs, if you wish, a bit of cream, yeah, runny, has to be runny, yeah, and that's it. I put some ham, some cheese, nothing more. Cheers. Andiamo a assaggiare l'omelette, però non l'ho ancora assaggiato, ho troppo di favette. Ecco qua, raga, così deve essere, ok? Però ancora calda, non mi voglio bruciare, quindi la faccio più piccolina. Benissimo, il sale l'ho messo con i piselli, non nelle uova, ma non fa niente. Mi pare che non ne mettiate troppo. Usate sale marino, anche qui a Londra. London 2, use sea salt. Vai. Qui raga, questo è lo spettacolo, buonissimo. La semplicità, non ci vogliono tanti soldi. Andate al mercato, supermercato, dovete fare le file, alzarvi presto la mattina. Con pochi soldi si mangia bene, ve lo dico io. Non comprate la roba scaduta, per carità, però insomma, non deve essere il filetto che dovete mangiare. Con pochi soldi, sotto coronavirus, si può vivere bene. Io sono la prova vivente. Questo è vino di Sardegna. L'ho pagato 3,50 € al litro, compreso l'imbarco. Fatevi conti voi. Cioè, l'imbarco è offerto, non è che... Però hanno bloccato già le vendite. Post Brexit o Covid, ci hanno bloccato tutto qua. Però c'è un po' di vino di Sardegna, dal Sassarese. Questa è una grande fama, una famiglia. Alla Erru, vino veramente spettacolare.
per il costo, è costo zero, va benissimo, grazie a Dio, esiste, magari ci saranno, ci sono i solfitti, però vabbè, oh. Buono raga, lo matanga. Non è che mi piace questa musica, però è cosa di Sardegna, no? Quindi la si ascolta. Che vi devo raccontare? Oggi è andata così, eh? Oggi ho lavorato molto. Due riunioni, poi ci sono queste riunioni con Microsoft Teams o Zoom che portano via tante di quelle energie che non ho parole. Guardate questa pubblicità qua. Allora, questa è una danza sarda, si chiama Subasu Torrao. Beh, no, non è roba per me, però vabbè. Va bene lo stesso, buonissimo qua ragazzi. Questo è uno spuntino, non è una cena, si fa uno spuntino specialmente con l'avanzare degli anni, no? Non abbiamo più 20 anni, 30 anni, quindi dobbiamo mangiare un po' meno, però un po' di gusto, il gusto, le favette fanno bene specialmente diabetici, le omelette se mangiate in quantità piccole vanno bene, la carne un pochettino di qui, un pochettino di lì, insomma fai un pasto vero e proprio, l'accompagni con del pane di segale che c'ho qui, non è che scappa. Ragazzi, ora ve lo faccio vedere, però sto appunto pizzicando, eccolo. Pane di segale, bestiale, buonissimo. Lo trovate nei supermercati, lo trovate ovunque. Fa bene la salute, costa anche poco, per la grande qualità che è. Che vi devo dire? Questa è buona veramente. Mi raccomando, cuocerla poco poco. Io ve la faccio vedere di nuovo. Sono ballo usato. Oh nene nera, nene nera, su ballo sardo, su ballo sardo. Pippo, cosa mi racconti? Ma pescare con Gioma non ci vai più, Pippo? Cazzo, guarda che Gioma sta facendo furore in Costa Smeralda, eh? Mamma mia, mi sa che ha preso una bella cernia da 7-8 kg alla grande. Che buono sto vino. Va. E a basso contenuto alcolico, quindi un bicchiere non fa niente, anche due. Che vi devo dire? Il suo ballo sardo, ragazzi. Pippo, dove è andato Robby Pina? Si è camuffato? Cos'è il servizio? Pippo, lo sapevi Paolo Giuffo in pensione? Eh? Non c'ha neanche 50 anni. Bli mortaci. Thank you.
quasi finito, un stuzzichino. Benvenuto Michele. Michele, questo tra me e te è Carletto, giusto? Un abbraccio. Ah. Allora, Michele, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto chili con carne, una ricetta messicana bella piccante, con praticamente carne macinata e fagioli rossi, fagioli borlotti. Ci ho messo anche 4-5 peperoncini, dei peperoni, una cipolla e pomodoro, tanto pomodoro. Poi qui c'è una omelette semplice, quella che noi chiamiamo frittata, con i piselli, il prosciutto cotto, un po' di salame e formaggio. E poi le favette, ciccia, uno stuzzichino. Qui si mangia in piedi, siamo a Londra, no? A Londra non ci si... Mi ricordo una signora che conosco. Siediti a tavola per mangiare, siediti a tavola. A Londra non ci si siede a tavola, si mangia in piedi. Qual è Ricci? Not too much, eh? What do you want for food? You got to eat food, eh? Wait, come siedi? Tre di omelette. Please. I will not buy any more all the stuff, eh? Che dicevamo? Grazie Michele, grazie, complimenti. Allora, ti ricordi quando Carletto mi aveva chiesto una volta, porta Michele a Londra, eri ancora piccolino, però era il pre-Brexit, rotto un casino, Michele, non è perso niente, il no è un disastro, però vabbè. Mangiamo, becchiamo, io dico sempre, io becco, non mangio. Un assaggino qui, un assaggino lì. Non siamo atleti, no, ma siamo in forma. Quando dico l'età che ho a Londra, alla gente viene l'incubi. Non ci crede nessuno, ma è giusto che sia così, perché la salute me la sono guadagnata. Ti devi riguardare in questa vita, non è che devi si faccio il simple. Hai capito? Buono, buono. Devo dare aspetta, pa? Il water? Ok. Che? Commercial again. Questa danza si chiama ballo a tromba. Certo, a Carletto, alla nostra anima. Cici, Michele. Minca, mi aveva detto cose belle, lo sai. Bravo, eravamo molto amici con Carlo, molto. Eravamo sempre in contatto, sempre, per tanti anni. E vabbè. Buono questo, Michele, è buono. Buono veramente. Anche con Carletto, parlavamo della cucina. Lui faceva i suoi piatti, io facevo i miei, ci sfidavamo. Lo sai, con Carletto abbiamo lavorato insieme. Io avevo 16-17 anni. Lavoravamo alla tarde, no? In pizzeria alla tarde, il fine settimana. Lui faceva il pizzaiolo, io infornavo. Grande Carlo. Una bella persona. Mi ha voluto molto bene.
morto. È buono. Allora, che vi devo dire, raga? Il vinello ce l'ho ancora per un po', spaccio lavoro gusto. Domani è martedì, ancora riunioni. Poi però mercoledì e giovedì mi devo fare un mazzo della Madonna. Devo fare ispezioni, tante ispezioni, e devo farlo seriamente. Quindi ci andrò in forma. E poi niente, già guardo il prossimo weekend dove mi sbizzarrisco in cucina in qualche ricetta pazza, non lo so, ma qualcosa la farò. Tra poco vi saluto, raga. Spero che abbiate capito. Rosolate una cipolla veloce, i piselli surgelati li fate scorrere sotto l'acqua fresca, li aggiungete pian piano all'olio e le cipolle, non bollite, soffriggete. Poi a un certo punto ci aggiungete le uova, anche se vanno bene, non è che dovete 12, poco formaggio, qualche fetta di prosciutto e ciccia e va, la dovete lasciare un po' liquida, running. Certo, Michele, certo. San mamma dea undi, purtroppo Gesù Cristo ci porta via quando vuole lui. È stato un trauma quello. Lo so. Gli rompevo sempre i coglioni, Michele, sempre. E non mi mandava mai a quel paese, mai. Cioè, se lo fanno a me, se mi cercano al momento sbagliato, mi dico che abbia il malumore, manda a fanculo a tutti. Carlo mai, Gesù Cristo mio, che fosse in ospedale a fare visite o fare cose importanti. Mauri, ti chiamo dopo, guarda, sono impegnato, minca, sempre gentile con me, boh. Mi ha permesso di chiamare la mamma zietta, zia Anna, mi ha dato il permesso lui, e da quel giorno, e parlo di anni, tanti anni fa, minchia, c'ho tutto registrato. E vabbè. Allora, dicevamo, vi devo fare una qualche sorpresa. Magari facciamo in questi giorni anche i piatti sardi classici. Possiamo fare una bella, le melanzane alla parmigiana. Possiamo fare due spaghettini, ho messo le sardine sotto sale, sono quasi pronte, una bontà unica, ce l'ho lì sulla credenza, magari facciamo due spaghettini con le sardine, non lo so, quello che mi gira, ho delle bistecche, ma le bistecche le voglio proprio lanciare sulla padella in ferro, mangiare così, perché certi tipi di carne vanno cotti in certe maniere, e basta. Quindi, buongiorno, vi spiego. Allora, io sono pieno qui. Adesso andiamo a guardarci Gerry Scotti. Ciao Michele, un abbraccio grande a te e a tutta la tua bella famiglia. Mi raccomando. Alla prossima. Beh, ragazzi, Mau, l'ultimo brindisi. E vi saluto a tutti. Torniamo alla vita reale. Andiamo a rilassarci un po' perché appunto la giornata è stata lunga. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Ciao a tutti.